Grazie. Allora chiedo al Presidente della Camera Gianfranco Fini di salire sul palco con noi. E... dobbiamo avvertire il dovere di ascoltare i ragazzi e dobbiamo dire ai ragazzi, e lo faccio a tutti coloro che sono qui, abbiate a vostra volta il desiderio di parlare, perché nello stesso momento in cui aprite il vostro cuore diventa certamente più facile per chi vi è vicino, per i vostri genitori, per i vostri insegnanti, per coloro con i quali passate ore ricreative nei campi sportivi, diventa più facile per costoro darvi una mano, prendervi per mano, garantirvi che il vostro diritto al futuro sarà un diritto pulito, mai sporcato da comportamenti certamente offensivi della dignità umana, un futuro in cui la pedopornografia possa essere considerata il retaggio di un triste passato e non una costante dei tempi moderni in cui viviamo. Ancora grazie e complimenti per l'organizzazione. Torno per un altro secondo al problema del silenzio. La parola è l'unica grande forza che avete. Voi dovete riuscire a parlare di tutti i problemi che avete. Questa è la grande forza e soprattutto la vostra conoscenza. La conoscenza vi permette di poter essere più forti e di poter sconfiggere i pericoli che ci sono nella nostra vita. Noi, da parte nostra, quello che dobbiamo fare è cercare, come diceva il Presidente della Camera, di rendere questa società migliore, ma purtroppo le società perfette non esistono. Voi potete soltanto difendervi. Allora, difendervi attraverso la conoscenza di tutti i rischi che ci sono nella vita. A me non interessa sapere chi sei e perché sei qui. Voglio sapere se starai al centro del fuoco insieme a me e non ti ritirerai. Non mi interessa sapere dove o cosa o con chi hai studiato. Io voglio sapere che cosa ti sostiene dall'interno quando tutto il resto cade. Voglio sapere se puoi stare da solo con te stesso e se veramente ti piace la compagnia che tieni nei momenti vuoti. Grazie. Perché quando le persone sono sole, quando le famiglie non sono aiutate, quando magari si va in certe realtà di periferia dove non c'è niente e dici ma questo ragazzino dove va a divertirsi, dove va a fare sport, dove va a fare cose, allora tutto diventa possibile, tutto può diventare drammatico. Invece no, io penso che in ogni quartiere di Roma ci debba essere uno spazio vero dove ci si possa confrontare, dove ci si possa soprattutto divertire, dove si possa giocare e dove sostanzialmente i cattivi fantasmi non si possono avvicinare. Ecco, questo è l'impegno che prendo, cercheremo di in qualche modo parlare con voi per capire la vera dimensione di Roma. Ma soprattutto parlate con i vostri genitori quando trovate che c'è qualcosa che non vi quadra, che c'è qualche messaggino che non vi piace. Parlate con i grandi, parlate con chi vi sta accanto e soprattutto ogni tanto cercate di tirarci per la giacchetta, perché noi grandi a volte siamo distratti, perché lavoriamo, abbiamo tanti pensieri. Quando vedete che qualcuno a casa non vi presta tante attenzioni, tiratelo per la giacchetta, perché voi siete veramente il nostro futuro. Senza di voi questa Italia non va avanti, per cui se qualcuno non vi ascolta, fateglielo notare, alzate la vostra voce per chiedere la sua attenzione. Grazie. Ok, questa canzone dovreste conoscerla, magari la cantiamo insieme, vediamo un po'. Anzi, ci accompagnate? Il cuore nemico, che notte magica. Tu lo sapevi, mi hai già incontrata. Non è possibile, ma quanto bella sei. Muoio di luce in fondo agli occhi. Perdutamente mia, così paziente e viva. Un raggio della luce.
insomma, si tende a considerare, no, che certe tematiche siano distanti dalla nostra quotidianità. Quella della pedofilia è una di quelle tematiche con le quali ancora noi abbiamo delle difficoltà a confrontarci, perché ci sembra qualcosa che non può in realtà accadere, no? Magari nella porta accanto, magari a un bambino che a noi capita di guardare negli occhi, eppure parliamo e leggiamo sui nostri quotidiani delle storie che non avvengono in qualche regione sperduta del sud-est asiatico. Attenzione, io voglio che contiate insieme a me fino a tre. Pronti? Uno, due, tre. No, ce la faccio. Siete stati un po' severi però, Mi fate sudare che... L'energia, dicevo, l'energia che si ha alla vostra età da qualche parte va incanalata. Vuoi nello studio, vuoi in, non so, in tutte le attività di divertimento, quindi di ricreazione, ma anche nello spettacolo. Non per niente oggi viviamo un'epoca in cui la stragrande maggioranza dei ragazzi, dei giovani, esterna la voglia di spettacolo, la voglia di, come dire, di partecipare o di arrivare nel mondo dello spettacolo. Vale per tutti, amici, tutte le trasmissioni. Amici! Allora, meglio lì. Quindi, cioè, se uno invece di andare fuori e seguire, tra virgolette, una strada cattiva, una cattiva strada, si dedica al ballo, al canto, alla recitazione, ma ben vengano. Questa è una giornata importante. Nel nostro paese c'è un brutto difetto, un bruttissimo difetto. Non si vuole parlare delle cose che scottano, che danno fastidio. Le si vuole nascondere, no? Mettere sotto, con nasconderle con la scopa sotto magari un divano o un tappeto. No. Aiutiamo sempre chi è stato colpito, aiutiamolo ragazzi, stiamogli vicino. E una cosa ve la dico prima di andare via. Soprattutto ci sono tante cose che aprono la strada, una di queste: state insieme. Ci senti bene? Io sì, ti sento abbastanza bene, sono cose, io ci capisco pure a queste macchine infernali. Ho fatto un saluto, mi è venuto l'umano come Gianni Morandi, guarda che la sembra che sei sull'Apollo 13. Tutto quello che accade nella propria infanzia ha un peso a formare il nostro carattere, le nostre azioni, i nostri gesti, e quindi noi siamo quello che ci è capitato nell'infanzia. Proprio per questo il tema centrale di cui voi state trattando è così importante, perché qualsiasi cosa venga, tocchi un bambino, modificherà quello che sarà l'uomo che andrà incontro alla vita. Grazie. E so che l'importante di queste iniziative è che ci sia poi una volontà grande di collaborare, di mettersi in rete con tutti per cercare, ciascuno con la sua specificità, di dare un contributo. Quindi si può intervenire in tanti modi, come istituzioni, sono fondamentali le associazioni. Faccio molti auguri a tutti, a Luca Barbareschi, per questa sua iniziativa, e a tutti voi. Grazie. Grazie davvero. Con un dito solamente. Adesso con due. Fate esattamente quello che vi dico. Con tre. Con quattro. Con cinque. Con quattro. Con tre. Con due. Con un dito solo. Grazie.